ci sono sempre dei colpevoli, bisogna fare dei nomi e cognome o la colpa è di tutti? A mio avviso si tratta, cioè il problema è la società in primis che non ha preso le dovute misure. Il primo doveva partire era Grassadonia, ma no, ora 10 partite fa. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, 11 cadaveri in campo, 11 cadaveri in campo, all'ultima spiaggia. Ce l'hai anche con Grassadonia? Secondo me sì, anche perché lui ha fatto una dimostrazione facendo uscire De Paola, che era uno dei migliori, e facendo entrare Rullo, che a mio avviso Rullo faceva prima a dire non scende in campo, non è cosa mia, Bicchi non è cosa sua, mi scende tutto. Dicevi Grassadonia? Secondo me con questo cambio, perché non lo vedo Grassadonia così pazzo a fare un cambio del genere. Perdi in casa, la squadra che perdi in casa non cambia un attaccante per un difensore. Secondo me lui stesso ha capito che creandosi lui stesso questo sbaglio, vuole essere licenziato. Un'altra cosa, non si può sentire sempre il solito ricatto, la città non risponde. Quindi a chi ti stai riferendo? Ci siamo capiti. Preferiamo giocare a nodo con dignità e no fare queste figure così in casa. Anche perché a soffrirne siamo sempre questi 1.500, 2.000. Allucinante, siamo... Siamo stati capaci che c'erano questi a più 3. E siamo stati capaci a dirgli andatevene, più 6. E i colpevoli sono un po' tutti, dal presidente alle persone a cui lui si è affidato, perché probabilmente anche la campagna acquisti è stata sbagliata. E poi trovo anche che la preparazione atletica è molto latente, quindi è un problema generale, e si è sbagliato e siamo qua adesso a pagarne le conseguenze. Dato quasi per scontati i play-out, a questo punto il rischio è addirittura di vedere in che posizione si disputeranno questi play-out. Sì, certo, ma comunque la vedo difficile anche nei play-out, perché veramente sono molto scoraggiato per questa squadra. Non vedo come possa contrastare, anche le squadre di bassa classifica hanno delle trame di gioco che noi non abbiamo. Io non sono napoletano, solo questo ti dico, perché qua si parla solo napoletano, lui è napoletano e spara e parla, vediamo ora quanti abbonati, cosa, per gli abbonati comunque, no? Stiamo retrocedendo per gli abbonati.